Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video dell'Impero delle Tenebre. Quest'oggi voglio parlare di un gioco che mi fa molto piacere essere riuscito a recuperare, anche se davvero dopo un bel po' di anni. Infatti, come potete vedere dalle immagini che intanto scorrono della presentazione, si tratta di quello che è concettualmente il gioco di Classe di Ferro. Manga poco conosciuto, anche se pubblicato da Star Comics in Italia un bel po' di anni fa. Manga che è comunque davvero divertente, perché possiamo dire che si tratta di una sorta di Kenshiro umoristico, in cui in una scuola dei pazzi scatenati, professori veramente fuori di testa e gli studenti barra teppisti barra leader del domani combattono per la supremazia con arti marziali e tecniche esagerate, considerando che questi personaggi che vedete ultra muscolosi sono tutti teoricamente dei teenager. Quindi vabbè, è un po' così, c'è un po' di Ken, c'è un po' di Jojo, c'è un po' di Gigi la Trottola, perché le situazioni non solo sono iper violente, ma anche iper assurde. Infatti Sakigake Otoko Juku è uno di quei titoli che per PlayStation 3 volevo giocare davvero da tanto tempo. Purtroppo è andato fuori produzione, naturalmente si tratta di un gioco del 2014, quindi non è facile da recuperare nuovo, e usato si trova praticamente solo in Giappone, perché il gioco esiste solo in versione giapponese. Quindi adesso proveremo a giocarlo iniziando una nuova partita. Ma il fatto non è tanto che sia solo in giapponese, che già qua mi fa scegliere delle cose. Io direi che scelgo questa, che era quella base. Quindi bene così, va. Insomma, è un gioco che è a metà tra un picchiaduro e un adventure, che ricrea appunto la storia del fumetto. Tra l'altro dal fumetto è stata tratta anche una breve serie animata di pochi episodi e un film live action, che anche quelli sono da noi introvabili, o almeno non in lingua italiana. Qua, ok, non sono collegato online, quindi sì, andiamo lo stesso. Andiamo. Già, questa è una difficoltà che non mi aspettavo. Ok. Il gioco infatti è comunque un adventure single player, non c'è neanche la possibilità di fare i versus, quindi è proprio un gioco d'azione mascherato da picchiaduro, principalmente ad arene, ma anche con alcuni minigiochi e cose assurde che succedono appunto nel fumetto. Il design dei personaggi è magistrale, a me piace un casino. Infatti vi consiglio anche il fumetto, perché comunque se Jojo è riuscito a ritagliarsi una discreta notorietà grazie a qualche youtuber che ne ha parlato, che dopo più di 20 anni l'hanno scoperto, e invece Classe di Ferro è ancora più vecchio, perché appunto il manga in sé è bello vecchiotto. Si tratta di un fumetto pubblicato
dal 1985 al 91 di Akira Miyashita, che direi che non ha fatto nient'altro, vediamo un po'. Sembrerebbe non aver fatto altro. Comunque in Italia è stato pubblicato nel 2007, sono 20 volumi e effettivamente è un gioco, cioè è un fumetto molto particolare, strano, perché non è proprio uno shonen classico. E quindi molti non lo conoscono. E quindi per questo motivo la Bandai Namco non portò mai il videogioco al di fuori del Giappone, neanche in versione americana. Posso capire appunto che il titolo sia di nicchia, ma in Giappone è comunque un must. Ci sono cose allucinanti come ecco questa. Con i loro bei sederoni muscolosi. Devi dargli la pagaiatona della forza. Ecco, questo l'ho sbagliato, troppo. Non gli ho dato la super pagaiata. Qua l'ha sentito invece. E quindi tra un'alternanza di minigiochi con i QTE, combattimenti ad arena e sequenze allucinanti nei filmati, perché comunque su YouTube c'è tanta gente che l'ha giocato, si trova un bel po' di gameplay, mi ero già fatto quindi un'idea del gioco. E devo dire che per quanto assurdo mi piace. È qualcosa di diverso dai picchiaduro di oggi, che invece vanno semplicemente a proporre degli scontri arcade, chiamiamoli storia, con un finalino giusto buttato lì, e poi o ti tuffi nell'online e compri poi DLC per giocare nelle nuove arene con i nuovi costumi, i nuovi personaggi, altrimenti sono pochi quelli che offrono qualcosa. Cioè, giusto Street Fighter, Mortal Kombat, Guilty Gear già un po' meno, però Guilty Gear punta tanto sul gameplay tecnico, quindi è un altro discorso. Però sono giochi appunto che in single player rendevano comunque bene. Anche Soul Calibur, nonostante gli ultimi non siano un granché, hanno saputo dare al giocatore singolo come me, che vuole giocare per i fatti suoi, vuole vivere una storia pseudo fantasy di arti marziali, voglio appunto combattere, hanno dato qualcosa. Mentre invece molti dei picchiaduro moderni puntano principalmente sull'online, sul multiplayer. Rigiocare un gioco così vecchio, che punta sull'anche ricreare la storia del fumetto, mi piace. L'ho cercato per molto tempo, purtroppo su diversi venditori, alcuni italiani e poi altri esteri, non avevano aggiornato il loro magazzino, non ce l'avevano, quindi ho patito veramente acquisto con attesa, mail di chiarimento per scoprire poi che non ce l'avevano e farmi fare un rimborso, provare da un altro venditore, così per 3 volte, e alla fine usato, tenuto in buone condizioni, tra l'altro completo di libretto e anche di cedolino del DLC, nonostante fosse già stato utilizzato perché appunto il gioco era usato, mi è arrivato e finalmente mi ci posso divertire. Per questo ho voluto appunto fare un video
anche se la fase iniziale sapevo già che è un po' lenta, introduttiva appunto, con i personaggi, con questi diciamo guerrieri che in realtà dovrebbero essere degli studenti delle superiori. Adesso ci cimenteremo nella lotta. Tra l'altro, a livello grafico, nonostante sia appunto un gioco della PlayStation 3 ormai di quasi 10 anni fa, mi piace molto. Le candele sono la nostra barra della vita. Devo provare a fare qualcosa di spettacolare, ma anch'io devo imparare un po' i tasti. La telecamera la devo ruotare io manualmente. Sta dando proprio una riga di pattoni senza ritegno, perché ho provato a fare qualcosa di strano. Faccio tutta sta cosa figa con R1, ma l'ho mancato perché nel momento in cui atterra è invincibile per un po'. Andiamo adesso. Timing veramente sbagliato il mio, perché poi il gioco ha naturalmente queste meccaniche per non far mettere proprio all'angolo l'avversario e basta. Tanto litri di sangue, il pavimento completamente ricoperto. L'ignoranza si spreca di nuovo pigliando mazzate come un orso. Manettare non è per niente utile, non è la tecnica giusta in questo gioco. Vediamo un po', no, come al solito io lo manco. Adesso è invincibile. Sono girato dalla parte sbagliata, incredibile. E questo non gli ha fatto effetto perché l'ha parato. Io sto per morire. Quello che doveva essere il primo scontro vittorioso finisce veramente male. Sbaglio la tempistica perché appunto ha diciamo le sue regole. Nell'ignoranza ho vinto. Sono ricoperto di sangue, questa tra l'altro è una cosa fighissima, perché anche qui molti dei picchiaduro di nuova generazione con grafica che millanta 60 fps, 4K, HDR e così via, non ha i vestiti che si sporcano o si rovinano. Questi personaggi sono ricoperti diciamo di sangue per le ferite subite, molto blasonate perché comunque sono diciamo scriptate in un certo modo, però
cioè questo effetto prende appunto tantissimi giochi d'azione di oggi, o c'è il super AAA con anni e anni di sviluppo che i vestiti si sporcano, si bagnano, oppure sono praticamente dei pezzi di plastica indistruttibili, indeformabili. Perciò devo dire che pad alla mano è un po' legnoso, perché comunque ha una tipologia di combattimento ad arena vecchio stile, ha effettivamente una meccanica, da quello che vedo, molto selettiva, cioè in alcuni momenti i personaggi non li posso colpire, in altri devo appunto usare i contrattacchi. La storia prosegue, come diceva appunto, non è un picchiaduro uno contro l'altro, ma è un adventure in realtà, uno story mode con i personaggi, quelli che si menano selvaggiamente in queste arene. Però può essere paragonato quasi a un picchiaduro a scorrimento, anche se in realtà poi non ci si muove più di tanto. Ah, questa era un'altra di quelle prove allucinanti. Di star seduto lì. No. Sa che questa l'ho proprio sbagliata. Non ho ben capito se devo fare la raffica oppure no. Insomma, vabbè, è andata così. Comunque, il titolo mi intriga, come dicevo, mi fa venire voglia di giocare, rigiocare a qualcosa almeno che ha una storia, un perché migliorare certi minigiochi, certi scontri per avere le valutazioni più alte, così appunto da fare i trofei, che tra l'altro è un po' ostico, ma sembra anche platinabile. Comunque, insomma, il gioco è questo. È un gioco davvero di nicchia, particolare sino al midollo, perché comunque deve piacere lo stile assurdo, deve piacere il tipo di gameplay, appunto, a metà strada tra picchiaduro e un adventure. Ha un sacco di minigiochi, di cose strane da vedere, e soprattutto è il gioco di Classe di Ferro. Se vi piace il manga e magari siete anche riusciti a vedere la serie animata, avere anche il gioco non è male. Infatti per me è stato un piccolo piacere. Poi mi ci dedicherò un po' meglio, cercando anche di tradurre un po' le cose a schermo per capire anche le regole di alcuni minigame e di cose particolari. Perciò devo dire che questo primo impatto, un po' così allo sbaraglio, mi ha divertito. Gli scontri non sono male, il gameplay comunque è un gameplay di 10 anni fa. Paradossalmente la grafica mi piace un casino, perché con una spruzzatina, diciamo, di risoluzione in più, di finto HD, potrebbe girare decorosamente sulla PlayStation 4 meglio di molti picchiaduro tratti dagli anime che ho giocato, perché alcuni si vedeva come
bisogna dirlo, One Punch Man puntavano solo sul nome ed erano abbastanza bruttarelli sotto tutti i punti di vista, complesso, lento, macchinoso. Questo paradossalmente ha un casino di carisma, ha una bella grafica, perché comunque la grafica non è affatto male per l'epoca e anche per adesso, ha questo stile che colpisce con pochi dettagli, ma comunque ce li ha e rendono bene questo cel shading comunque sporco con appunto l'effetto fumetto reso davvero bene, che ricalca perfettamente quello del manga, e in più una tipologia di gameplay che non mi dispiace. La longevità, appunto, già per finire tutta la storia, è abbastanza lunga considerando che ci sono picchiadure arcade come King of Fighter o Guilty Gear, che puoi finire tutti i vari finali in 2 giorni e poi o ti butti nell'online, come dicevo, niente. Questo invece un po' di gioco e poi perfezione per andare a limare, diciamo, gli scontri che non sono andati proprio al meglio e cercare anche di sbloccare un po' gli altri personaggi, perché in alcuni scontri che ho visto si usano anche i comprimari, non si usa solo il protagonista. Ciò lo rende un titolo davvero intrigante. Mi fa piacere finalmente poterlo avere dopo una piccola odissea per riuscire a metterci le mani sopra, e paradossalmente dal primo tentativo di acquisto all'arrivo finale di questa copia usata sono riuscito anche a comprarlo sempre a prezzo più basso, per arrivare a pagarlo praticamente la metà di quanto l'avevo cercato la prima volta nuovo. Perciò sono anche soddisfatto per quello. È un titolo divertente. Se riuscirò a fare qualche bel gameplay, magari lo porto ancora sul canale. Per adesso direi quindi che è tutto. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video.